Eletta la nuova giunta della Camera di Commercio Arezzo-Siena. Dopo l'elezione alla presidenza dell'ente di Massimo Guasconi lo scorso 10 gennaio, il Consiglio Camerale ha nominato la giunta, organo di indirizzo politico che affiancherà Guasconi per i prossimi 5 anni. Completeremo questi rinnovi nel nuovo per il mandato appunto 2024-2029 e avremo gli organi completamente formati. I nuovi membri di giunta eletti a scrutinio segreto sono Fabrizio Bernini per il settore industria, Francesco Butali per il commercio, Lidia Castellucci per il settore dell'agricoltura, Graziano Costantini per il turismo, Fabrizio Landi per l'industria, Roberto Menchietti per i servizi alle imprese ed infine Ferrer Vannetti per quanto riguarda l'artigianato. La giunta camerale sarà chiamata nella prossima riunione del 9 febbraio ad eleggere il vicepresidente della Camera di Commercio e a predisporre i documenti previsionali e programmatici che indirizzeranno l'attività dell'ente nel quinquennio 2024-2029. Siamo in momenti particolari con delle condizioni ovviamente mondiali che non sono sicuramente favorevoli, la logistica che ha grandi difficoltà per la movimentazione delle merci, immaginiamo che cosa significa, cioè rinunciare al passaggio per il canale di Suez con le problematiche che tutti conosciamo. Immaginiamo ancora il costo del denaro che rimane ancora alto e ovviamente in previsione speriamo davvero che ci sia una riduzione, ma ad oggi ancora questo non accade, quindi le imprese in particolare soffrono per le materie prime, soffrono appunto per i costi eccezionali che devono affrontare, ma soffrono ovviamente anche le imprese che hanno una capacità ridotta di acquisto e quindi il loro tenore di vita in qualche modo ne risente ovviamente tutto il nostro mercato anche interno, per cui è un momento che ancora ha dato risultati positivi a cominciare dalle esportazioni, soprattutto in alcuni settori. Ma ovviamente purtroppo credo che dovremo aspettarci un 2024 un po' più tiepido e speriamo davvero che sia solo un po' più tiepido.